seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po', sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via. Mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su. È il 16 agosto, giorno del Gran Premio di Capodarco, corsa per la solidarietà, manifestazione dai risvolti umani e sociali, avvenimento ciclistico che ha scalato i vertici internazionali per quanto riguarda i dilettanti Elite ed Under 23. Un saluto da Massimo Biondi e Mirko D'Amato. Al vertice dell'organizzazione, come sempre, l'ex professionista fermano Adriano Spinozzi e il popolare Gaetano Gazzoli, coadiuvati da una squadra straordinaria, dalle istituzioni e soprattutto dalla comunità di Capodarco. L'unione fa la forza, come sempre, Mirko. Sì, questa è una prerogativa di questa organizzazione del Gran Premio Capodarco, che ricordiamo è la seconda indicativa premondiale dopo il Gran Premio Felino. Infatti è presente Marino Amadori, prenderà punti in vista delle selezioni per la nazionale che parteciperà ai campionati del mondo di Mendrisio. Intanto siamo con la partenza dallo stabilimento dei vini Santa Liberata in località Lido di Fermo. Abbiamo già vissuto il momento toccante con la cerimonia andata in scena come sempre al monumento che ricorda il grande Fabio Casartelli, che trionfò qui nel 1991, presenti le massime autorità del comune di Fermo, della provincia di Fermo, della regione Marche, poi il diavolo Claudio Cappucci e quindi il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Di Rocco. Come sempre, percorso veloce nella prima parte, poi le 8 scalate a Capodarco prima dell'arrivo conclusivo e dello spettacolare muro che sarà affrontato due volte. Intanto vogliamo ricordare che prima della partenza c'è stato un minuto di raccoglimento, ciclismo dilettantistico e squadra della Neri Promociclo, colpita ancora una volta da un lutto dopo la morte di Fabio Fazio, avvenuta nella Gran Premio Città di Vinci verso la fine di luglio. Purtroppo un'altra morte prematura, quella del giovanissimo ucraino della squadra diretta da Luca Scinto, scomparso per una brutta caduta. Intanto continuiamo a seguire i nuovi atleti al comando con il gruppo che però incalza. Andiamo con i numeri della manifestazione, numeri come sempre molto importanti, sono stati 192 gli atleti che hanno preso il via, mentre facciamo sfilare in questo momento il drappello dei nove battistrada con il gruppo che adesso deve recuperare un gap di 50 secondi quando andiamo ad affrontare l'ultimo giro del circuito del mare. 192 partenti, dicevamo, soprattutto il fiorfiore del dilettantismo internazionale con 11 nazionali, il Velo Club La Port Marseille e tutte le migliori squadre italiane Elite Under 23. Il primo allungo della giornata dopo la fuga, stiamo salendo verso Capodarco con il dorsale 122. Niente da fare quindi per i nove battistrada, prima ora, media oraria incredibile, 46 orari, si continua ad andar forte, siamo al 52esimo chilometro di corsa dei 180 previsti. Quando arriveremo al primo passaggio dal Gran Premio della Montagna ne saranno stati percorsi 54. E intanto ci arriva questa bella immagine dalle telecamere fisse con il polacco Maric della Viris Vigevano che sta forzando i tempi, arriva su di lui Dmitry Sokolov, nazionale russo, mentre il gruppo è una decina di secondi. Sokolov, grande protagonista, Mirko, nel 2008, un uomo che ama stare all'attacco, faccia al vento. Sì, un uomo che ama stare all'attacco, come hai sottolineato tu, ma insieme a Egor Silin e Pavel Kochekov sottolinea la ottima formazione della Russia Federation diretta da Rinat Latipov, un'ottima formazione che ha già conquistato importanti successi internazionali nel 2009 ma anche
come tu hai sottolineato, nella stagione 2008. Pertanto in questo momento abbiamo due uomini al comando, il polacco Maritz insieme a lui Dmitry Sokolov, che stanno salendo verso l'abitato di Capodarco per il primo passaggio al Gran Premio della Montagna, monumento Casartelli. Danza sui pedali in bello stile il polacco della Viris Vigevano Maric, 10 secondi di vantaggio su Sokolov, 22 nei confronti della Plotone, mentre stiamo arrivando proprio al passaggio al chilometro 54 dei 180 in programma. Ancora una volta pubblico delle grandi occasioni, eccolo qua Dmitry Sokolov, un po' appesantita la sua pedalata, non è uno scalatore ma regge bene su queste pendenze, mentre il gruppo comincia la sua rincorsa ai due battistrada. Continui i capovolgimenti di fronte ancora una volta, grande spettacolo a Capodarco quando abbiamo ormai superato metà corsa in 14 al comando. 14 uomini al comando guidati dal dorsale 10 Meyer dell'Australia insieme al russo Alekhin, Filippov della Gruppo Lupi, Schelling della Mendrisio, Bontorin e Mazzi, due atleti della Zalf Desire Fior, Cattaneo della Bottoli Ramonda Nord Elettronica, Martinello della Coppi Gazzera, Benedetti e Barbin della Lucchi Arvedi, Doneddu della Palazzago, Margutti della Podenzano, Satini della SCAP e Arredondo della Massi Team, questi 14 uomini al comando. Cambi regolari ogni 50 metri, si viaggia sul filo dei 55 orari, mentre adesso siamo sul gruppo che non sta reagendo ed è il campione lettone della Palazzago Luskevic che dà una scossa al pelotone che deve recuperare in questo momento 45 secondi. Potrebbe essere una fuga molto interessante, Mirko. Sì, potrebbe essere una fuga interessante, ci sono ottimi nomi, stiamo vivendo comunque la fase centrale della gara e come tu hai più volte sottolineato, Massimo, sarà il muro a fare la differenza, i ritardi non sono altissimi, perciò in pochi chilometri tutto potrebbe tornare come al momento della partenza, cioè il gruppo compatto. Giornata splendida, cielo senza una nuvola, 35 gradi centigradi, soprattutto una grande umidità, il nemico dei corridori in questa parte della stagione, Mirko. Sì, in questa parte di stagione, poi da ricordare che siamo proprio in riva al mare, una collinetta proprio davanti al mare su cui è posata Capodarco, lo hai sottolineato tu, l'importanza dell'umidità che in questo momento, soprattutto in questa fase centrale della giornata, rende più difficile l'opera dei corridori. Niente da fare anche per i 14, scusate il gioco di parole. Tutto da rifare quando andiamo ad affrontare gli ultimi due giri, ormai mancano 33 chilometri alla conclusione, si va ad affrontare per la prima volta il muro, lo spettacolo nello spettacolo ed una nuova situazione. Cattaneo giovanissimo, mentre in questo momento attacchiamo il muro e guardate il gioco delle telecamere che abbiamo preparato, se lo meritano gli organizzatori, ben 4 telecamere da parte della nostra truppa per seguire le fasi cruciali con il giovane Cattaneo che sta facendo un'azione spettacolare ed è questa una prerogativa del gruppo sportivo Capodarco che organizza la manifestazione di Spinozzi e soprattutto anche di Gazzoli, cioè lanciare i giovani. Sì, è una gara che ha sempre lanciato atleti giovani, li ha portati al successo internazionale e poi al professionismo. Abbiamo visto la progressione di Cattaneo, alla sua ruota si è portato Satini, l'unico a poter rispondere alla lungo di Cattaneo, in difficoltà Margutti, questo invece è il gruppo che sta sfilando lungo il muro. Dobbiamo ricordare che è domenica, che ci sono tante concomitanze, ma che il fascino di Capodarco ancora una volta ha attirato un pubblico da Giro d'Italia. Sì, il pubblico era tantissimo lungo il percorso, poi in questo finale rende fantastico il muro di Capodarco. Intanto andiamo con la coppia al comando costituita da Cattaneo e Satini, alle loro spalle sta sovraggiungendo Margutti, parlavi della SCAP in precedenza, anche Silvio Satini sta godendo di un ottimo stato di forma insieme a Frusto. 18 secondi di vantaggio è minimo il gap che deve colmare il plotone con i ragazzi della SCAP,
Prefabbrigati Foresi, formazione marchigiana che sta controllando molto bene la situazione. È chiaro che sarebbe un grande colpo per una squadra marchigiana vincere a Capodarco. Sì, diversi atleti marchigiani ambiscono a questo successo internazionale, alcuni ci sono riusciti, altri in carriera hanno partecipato a diverse edizioni non riuscendovi. Comunque Gianfranco Frati sta guidando la sua formazione, che ricordiamo annovera Harry Frusto, già vincitore in questa prima parte di stagione, come Stefano Di Carlo e Silvio Satini. Intanto siamo a 12 km dall'epilogo, il terzetto si è ricongiunto al comando, dunque abbiamo Margutti, Cattaneo e Satini. Avranno però vita breve, Mirko, perché il gruppo gli sta tenendo d'occhio, soprattutto sta mangiando la strada il plotone. Il vantaggio è minimo, a meno 12 km dalla conclusione, per chi si fosse messo in ascolto e in visione. In questo momento stiamo seguendo le fasi conclusive della 38esima edizione della Gran Premio Capodarco, 192 gli atleti che sono scattati per questa edizione, che ricorda come sempre con grande sentimento Fabio Casartelli, organizzazione come al solito puntigliosa e perfetta, come succede ormai da tanti anni per questo avvenimento che ha scalato i vertici internazionali per quanto riguarda il dilettantismo elite ed under 23. Il terzetto collabora, ma 11 km sono ancora tanti. È stata perfetta la tua esamina della situazione, il gruppo sta reagendo, non può lasciare andare questi tre atleti al comando, soltanto tre formazioni sono rappresentate, la Podenzano, Bottoli, Scapp, ci sono sicuramente gli atleti della nazionale russa, ma anche tanti atleti delle altre formazioni italiane. Intanto siamo a 9 km dal traguardo, ci sono tanti atleti di formazioni italiane che vogliono ben figurare davanti a Marino Amadori, dunque il gruppo si sta avvicinando al terzetto al comando. Di questo plotone fanno parte tanti nomi pesanti, vogliamo ricordare Albertino Contoli, il romagnolo della Bottoli Ramonda, poi nella plotone ci sono anche il campione mondiale della cronometro Adriano Malori, il bicampione del mondo juniores Diego Ulissi, quindi Luca Santimaria, Gabriele Tassinari della ZALF, insomma i big oggi hanno corso al risparmio per essere presenti nell'ultima fase. Lo hai più volte sottolineato tu, Capodarco è una vetrina importante non tanto per il successo che metti nell'albo d'oro, quanto è anche importante perché è una indicativa premondiale, dunque gli atleti italiani vorranno sicuramente ben figurare per cominciare a finire nel taccuino del tecnico Amadori. Non si arrende il coreaceo corridore russo della sammarinese Gruppo Lupi, Alexander Filippov, che sta trainando il gruppo in questo momento, un'azione un po' scriteriata perché Filippov potrebbe risparmiare qualche energia per giocarsela sul muro conclusivo e invece sta tenendo una velocità altissima che in questo momento non permette a nessuno di evadere. Chiaramente, lo hai sottolineato, poi non avendo neanche compagni di squadra sta gettando al vento energie, sta collaborando in questa fuga con il dorsale 17 Kochekov della Russia, sono soprattutto Kochekov e Filippov ad incaricarsi dell'inseguimento, dicevamo sta gettando energie al vento, intanto il gruppo entra in località San Tommaso. Chi vince a Capodarco, Mirko, può staccare un importante biglietto da visita per il mondo del professionismo. Ma chiaramente sì, se è un atleta che si sta avvicinando al professionismo, sì, diversi di questi atleti hanno già un contratto in tasca, comunque vincendo Capodarco e scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro di questa manifestazione, chiaramente è un ottimo biglietto da visita per il professionismo. 7 km intanto all'epilogo finale e l'ultima scalata del breve muro di Capodarco. Era tanti anni che non si vedeva un gruppo così folto che sta inseguendo ancora i tre battistrada, che vi ricordo sono Margutti, Cattaneo e Satini, che hanno fatto un'azione straordinaria negli ultimi due giri mentre si muovono adesso i ragazzi di Franco Chioccioli. Un gruppo così folto arrivare al finale non lo si era mai visto nelle ultime edizioni, mentre sono i ragazzi di Franco Chioccioli, anche questa è una formazione di stampo marchigiano
Reggiano, con sede però in Toscana, e anche per loro oggi sarebbe davvero molto importante riuscire ad ottenere un risultato importante, mentre ormai manca davvero poco. Infatti Paolo Centra, della formazione di Franco Chioccioli, che ha provato ad allungare in salita, ma il gruppo controlla, stiamo salendo verso l'ultimo passaggio sul muro, ma il gruppo torna compatto. Gruppo compatto, si va forte, ma siamo in una fase di studio, c'è stato qualche scatto e controscatto, mentre il 157 è lui, quello che vi avevamo segnalato, il bicampione del mondo, Diego Ulissi. Paolo Centra ha attaccato, un attacco importante per un atleta che in Toscana in questo momento va per la maggiore, però è Silin che va a chiudere, Sokolov all'inizio, quindi Gochekov, adesso Silin, nazionale russa sempre presente, con Paolo Centra che viene raggiunto in questo momento, e Silin che continua ad allungare, su di lui si riporta l'atleta della Zalf Euromobil Tour Gabriele Tassinari e Diego Ulissi, finale al Cardio Palma con gli atleti russi come sempre sugli scudi. Forse Silin è partito troppo presto, Massimo, è un allungo quando ancora dobbiamo avvicinarci ai piedi del muro, è un allungo che arriva forse troppo presto per fare la differenza. Infatti sulla testa del gruppo i migliori hanno prontamente risposto all'allungo di Silin. Ci vogliono gambe, ci vuole testa, soprattutto bisogna arrivare ai piedi del muro, non con il fiatone, perché quegli ultimi 400 metri sono davvero fatali. Intanto con il numero 124 Luca Santimaria ha raggiunto e superato Silin, si sta involando verso il traguardo, ha preso un buon vantaggio, Mirko. Sì, c'è stato l'allungo di Santimaria, ma non credo che anche lui riesca a fare la differenza, il gruppo non ha lasciato andare Silin, non riuscirà a andare sicuramente questa atleta della Viris Vigevano, ed infatti è pronta la risposta, anche se alle spalle del battistrada sono rimasti in pochi. Inizia il muro. Salvatore Mancuso ha raggiunto tutti, ha corso bene, forse questa potrebbe essere l'azione decisiva, perché ha una grande brillantezza. Godetevi intanto lo spettacolo delle nostre quattro telecamere sul muro che ancora una volta fa la differenza, muro che sta portando alla ribalta questo bravo atleta siciliano. Salvatore Mancuso ormai, Mirko, si invola verso una straordinaria vittoria. Lo dicevi tu, ci vogliono gambe e testa, e Mancuso ce le ha avute. La vittoria della lucidità, della classe, della forza, della determinazione, non ha buttato via una pedalata, è stato lì ed ha dato il colpo di grazia sul muro. Si sprinta per la seconda posizione con il russo Egor Silin, ancora piazzati i russi, quindi Ulissi nell'ordine, Frusto, Contoli, Durasek, Santimaria, sta arrivando anche Maika, una edizione del Gran Premio di Capodarco che ci consegna un ragazzo dall'assicuro a venire, un ragazzo che ha faticato tanto sin da giovanissimo, emigrato in Toscana a 13 anni, quindi in Lombardia da dilettante, una vittoria che lo lancia nell'Olimpo dei Grandi, Salvatore Mancuso. Questi sono i miei arrivi. Ho dimostrato quello che valgo, sono contento per la squadra, sono motivato perché fra un po' di giorni filmo, e quindi dedico questa gara al mio amico Pippo e al mio amico scomparso Fabio. Adriano Spinozzi ha vissuto insieme al Diavolo Chiappucci questa gara, allora raccontaci il finale e le emozioni che hai provato in gara. Ma il gruppo si è sempre ricompattato, si è sempre queste fughette così, gruppo sempre compatto, prima 200 corridori, 194 la partenza, poi 150 gruppo compatto, davano via le fughe, ritornava compatto, 130 corridori compatti, passavano i chilometri gruppo, 100 chilometri, 100 corridori gruppo compatto. Ultimi due giri, 60 corridori, gruppo compatto. Ultimo giro, 30 corridori, gruppo compatto. Cioè, non mola nessuno qua. E abbiamo visto che il vincitore, un vincitore giovanissimo, Mancuso dell'Arvedi Unidelta, diretta dalle ali, siamo contenti. Ma siamo contenti per tutti gli altri che sono piazzati, sia dal secondo classificato, che mi sembra sì, il russo Egor Silin, che è un qualificato corridore della nazionale russa, e poi il terzo Ulissi, campione del mondo juniors, quindi per noi siamo felicissimi.
this room.